Perché tutti i giochi di cui ho un buon presentimento poi alla fine sono fatti male? Oh, santo cielo, sono fatti terribili! Perché ora siamo nelle fogne? Vediamo, buio, fetido, umido, il posto ideale per un clan di topi. Sbrigati, Remy! Evviva! Sbrigati Remy, evviva cosa! Pensavamo di non rivederti più! E scusami, Oh, è sembrava che stava meraviglioso! Sei parlando come se tornato! già sapesse che eravamo Aspetta lì. che lo sappia, papà! Ciao! Remy, grazie al cielo sei vivo! Papà, sono contento di rivederti, ma che ci fate qui? Siamo qui per colpa del tuo piano strampalato giù alla villetta. Spostare un intero clan non è facile, sai. Beh. Scusami, papà, ma ora sono qui e voglio aiutarvi. Va bene, seguimi e mettiamoci al lavoro. Dov'è nostro padre? Disgustoso! Acqua fetida! Dove sono finito? Forse hai notato questa cosa. Ah, eccola qui! Questa è una bussola, serve a darti indicazioni importanti su questo mondo. Ma va, chi l'avrebbe mai detto? Sarebbe bellissimo riuscire a parlare con tuo padre. Trovalo! Ah, è certo. D'accordo. Va bene, andiamo a incontrare Papino. Il problema è tutt'altro, Gusto. Il problema è che devo capire come faccio a salire tipo in queste parti qui. Tipo, se entro qua nel tubo, non posso entrare nel tubo. Vabbè, prendiamo le monete allora. Come faccio a salire su ste parti, scusami? Cioè, non c'è neanche la luce blu che ti dice sali, queste cose qua. Ehi, fratello, ciao! Io continuo a girare, Sarebbe poi. bellissimo riuscire a parlare con tuo Hai padre. già rotto le Provalo. balle, Gusto, eh? D'accordo. Io continuo a girare a caso, poi prima o poi la trama mi farà andare avanti, sicuramente. Quello è un minigioco? Molto probabile. Ah sì, è mio padre questo. Ciao. Il clan conta su di te per Conduce distrarre alla città delle luci quell'umano di e Parigi, appena dietro il rimetterti. ristorante di Gusto. Vuoi Ecco scoprire quello che quali devi oggetti fare. utili del clan? Puoi trovare il B? No? Ah, ma questo non. Oh, ho capito. Questo non è un livello. Cioè, questa è l'hub centrale, insomma. Vabbè, ma non c'è nulla. Ci sono ste zone alte in cui non ci posso arrivare. Vabbè, ho capito. Andiamo dove c'è nostro padre. Il clan. Sì, Ogni sì, giorno sì. sfamano i cani del cortile con un secchio di avanzi. Dobbiamo impadronirci del secchio. Ok. Attenti al cane, fa scappare i cani dall'ingresso del cortile. Un topo ozioso non vale nulla. Chi l'ha detto? Quel nido sul tetto, trova una moneta nel nido degli uccelli, portala nel cortile. Ah, devo fare tutti i minigiochi della partita precedente, in pratica. Attenti, contiamo su di Ripulisci te. la grondaia dal ciarpame. Magari potresti aiutare quell'umano mingherlino a preparare la zuppa. L'ho già Vale la pena fatto. tentare. Ehi tu, prova tutte le lampadine. Ci servono per ravvivare un po' questo posto. Oddio. Questo gioco è terribile. In sostanza devi fare i minigiochi proprio per andare avanti nella storia. Cioè che per un certo punto di vista, ok, ci può stare, ma è obbligatorio. Oh no. Che tra l'altro mi sono appena reso conto che avevo sbagliato webcam. Comunque siamo tornati qui e vai. Quindi da qua ora torniamo a casa, giusto? Vabbè, in sostanza dobbiamo andare a fare i minigiochi. Allora, questo qual Quella era? cosa che fluttua si Attenti chiama al cane. l'indicatore di Va missione. bene, facciamolo. Trova la strada per attraversare il vicolo e Oh salire in cima là là, hai all'arco. iniziato una Trova il modo per missione. spaventare il La cane e farlo bussola ti indica dove scappare. andare per completare un compito. Spaventa il cane per Sì, allontanarlo hai dal rotto il cortile. c***o, Gusto. Non vorrei dirtelo, eh. Ok, dicevamo. Scusami, aspetta. Oh, che stronzoni hanno cambiato. Qua c'era il coso per saltarci sopra. L'hanno tolto. Che infami. Quindi devi farti anche una strada alternativa. Trova E io. qualcosa per spaventare il cane. Zitto, Gusto. Comunque, noi la strada alternativa già ce l'abbiamo. Dobbiamo salire qua sopra. Ecco fatto. Allora, è probabile che dobbiamo fare il giro e trovare qualcosa che spaventi il È cane. C'è cioè un vaso comodamente assolutamente. messo là. Eccoci No! Oh, beh. arrivati. Madonna mia, sta cosa qua di schiacciare il cerchio è terribile. È terribile perché va Vuoi una volta sì planare? e Prova 100 a no. raccogliere questo oggetto e poi Ma salta. va. Eccoci arrivati. Dove dovevamo? Ora il punto è dobbiamo fare attenzione qui. Questo
Qui dobbiamo fare molta attenzione, perché se non prendiamo il prompt dobbiamo rifarci. Qualcosa per spaventare il cane. Gusto, santo Dio. Fai attenzione. Ecco appunto. Vedi che non prende i comandi, santo cielo. Devo rifarmi tutto il percorso ora. Sta cosa qui del cerchio sulle aree blu è fatta male. È fatta veramente male. Uno, le aree blu si vedono a malapena. A malapena. Due, il prompt di comando per saltare sulle aree blu non funziona. Guarda, salto, premio cerchio e non va. Non va. Oh, beh. Ecco, magari a sto giro prendiamolo il prompt, Remy. Io ti odio con tutto me stesso. Divorerò te e tutta la tua razza. Te e tutta la tua famiglia, Remy, santo cielo. Lo vogliamo prendere il coso blu, Remy, sto giro? Ecco, bravo. E non è merito tuo, è merito mio che finalmente ho capito effettivamente qual è il tempismo giusto per schiacciare il cerchio, quando farlo. Ah, ti odio. Santo cielo, io avevo grandi aspettative per questo gioco, perché a livello tecnico non è fatto male, ma proprio, porca puttana, ste stronzate qui mi fanno veramente odiare tutto, mi fanno odiare il mondo. Fammi indovinare. Trova qualcosa per spaventare il cane. Oh, chi l'avrebbe mai detto? Fantastico. Violenza sugli animali. Ah, ma scusami. Oh, sì. Ottimamente attenti al cane. Complimenti. No, ti prego, non dirmi che adesso torniamo a casa. Ti prego, no. Non avrebbe senso. No, ok, meno male. Quindi abbiamo sbloccato quello che credo sia uno shortcut ora. Posso menare il gatto, ma perché? Allora, dov'è? Eccolo lì, quello lì. Aia. Adesso vendetta vera. Ti meno per tutta la sera. In teoria credo che quello sia uno shortcut per salire là sopra. In pratica scopriamolo adesso. Tra l'altro c'era una roba rossa quando il cane è passato, ma non ho capito che cosa fosse. Un pacchetto bonus. Scusami, è caduto qualcosa qui prima. Il gatto ha rotto le balle di miagolare, eh. Ok, calmi tutti. Ok. Questo è un minigioco? Hai esplorato tutti i mondi dei sogni? No, non li ho ancora esplorati, quindi vediamoli. A sto punto, tanto sta puntata, ho già capito che sarà fatta tutto sui minigiochi finché non li finisco per andare avanti. Raccogli 20 stelle prima che scadere il tempo. Ok. Ok. È Fall Guys praticamente questo minigioco. Oh, oh, calmo. Quanto siamo? 13. 15, dai. Possiamo farcela. Oh, Remy! Dai! Maledizione! Porca puttana! No, e dai! Ce ne mancavano due! Non so dove sono! Oh, beh! A parte che siamo in paradiso, siamo morti. Sti minigiochi sono fatti veramente male, devo dirlo. Non voglio essere veramente cattivo, ma sono fatti veramente male. Ce ne mancano altri 10. No! Cavolo! Altri 3. Altri 2. Eccone una, eccone una. Ecco, perfetto. E abbiamo sbloccato il cioccolato. Facile. Ok. Hai raccolto il cioccolato, grazie. Sto minigioco era orribile.
Santo Dio! Che tra l'altro ho capito che... Allora, ci sono i minigiochi, quelli obbligatori, tipo quello lì del cane, ok. Questi qua dei sogni non sono obbligatori, ma ti sbloccano gli ingredienti che probabilmente non so se ci serviranno o meno, però servono. Vabbè, io intanto proseguo, perché uno degli obiettivi era arrivare al nido. Io ti direi che... Vabbè, facciamolo, tanto... Tanto ci sono tutte lì. Ehi! Oh, porca. Stai buona. Ah, non posso neanche ucciderla questa. Fantastico. Ah, certo che posso. Ma scusami, perché non l'hai investita? Fantastico. Perché non l'hai investe? Boh, vabbè. Madonna mia. Dai. Perché? Oh, sì. Beccati questo. Almeno mi dicesse quante te ne mancano. Manco quello. Ah no, eccolo lì in basso, scherzavo. Vabbè, questa è stata colpa mia, va bene. Ce ne mancano solo 4. Il problema è che devi trovarle, immagino, giusto? Ok, una qua. Ce ne manca una sola. Eccola. Calma. Ecco fatto. Uff. Sì, 10 amuleti, comunque. Grazie. Questo che cos'è invece? Quel nido sul tetto, va bene. Alcuni minigiochi sono una cazzata. Tipo questo qua delle formiche. Non era proprio una cazzata perché i comandi, ok, sono quelli lì, però. Trova la strada per raggiungere il nido. La strada già la sappiamo, la moneta è il nido degli uccelli. Porta la moneta alla grondaia. Ok. Io? Soffrire di vertigini? Certo che no. Oh, che succede? Cos'è? Oh, beh. Allora, a parte che cacchio hanno appena lanciato dalla finestra, sti criminali. Amy, tuo padre ha detto che la moneta era nel nido in cima al tetto. Spero che tu non soffra di vertigini. Io? Soffrire di vertigini? Certo che no. Sono dei criminali francesi. Comunque, oltre al fatto che ci lanciava addosso la roba, la telecamera si è spostata tutto e ti sminchia tutto il comando. A parte che ci sono due gatti e il cane è ancora lì. Non vorrei dirlo. Ok, la grondaia è questa. Quindi dobbiamo... La grondaia è quella lì. Noi dobbiamo farci il giro dell'altra volta. Ma hanno... Non c'erano tutte queste pozze. Questo vuol dire che dobbiamo usare per forza... Puoi usare la palla per topi per superare le zone pericolose. Ti odio. Dicevo... Dobbiamo usare per forza la palla per passare. Tuo padre ha detto che la moneta era nel nido in scima. Gusto, santo cielo, chiamo i Ghostbusters se non la smetti. Se non la smetti di farlo, chiamo i Ghostbusters, ti giuro. Credo che il ristorante dei lucernari sul tetto. Mangiare fa bene. Mangiare fa decisamente. Devo prendere la palla, ok, calma. Troppe parole in troppo poco spazio audio. Allora, con calma. Sta palla ce la dobbiamo portare fin là sotto. Eccoci qua, perfetto. I cosi qua dell'aria in teoria dovrebbero spostarci, ma non ci muovono neanche di mezzo centimetro. Questo vuol dire che io posso proseguire tranquillamente, con calma. Con calma, che qua l'altra volta ci ha spinto di sotto la palla perché è rimbalzata contro il muro. Esatto, porca miseria. Ok, con calma, Remy, non sbattere contro i muri che sta palla rimbalza veramente in modo terribile contro le superfici. Aspettiamo che faccia il vapore. Eccoci qua, 1, 2, 3. E io passo. Eccoci qua, dai che ci siamo, dai che ci siamo. Sei arrivato all'obiettivo, Remy. Oh, dobbiamo... solo tornare indietro poi. Come avrai capito, questo segna il luogo dove depositare gli oggetti. Semplice, no? Ah, hai visto che allora serviva davvero scendere per i tubi? Sì, vabbè, certo. Scusami. Ok, non si muoveva più. Ora dobbiamo farci probabilmente il percorso all'inverso.
Qua dobbiamo farci il percorso lungo adesso. Ora ho capito effettivamente perché c'erano tutte queste trappole e il percorso labirintico dell'altra volta. Però scusami, aspetta un secondo. Ah no, però aspetta, è vero, c'era la pozza di veleno, immagino. Dai, manco l'ho sfiorato, non l'avevo manco sfiorato. Aspettiamo che faccia il giro. Dicevo, c'era la pozza di veleno salendo, non scendendo. Quindi, ecco a te. Che giro sta facendo? Beccati questo. È apparsa la moneta così. Quel nido del tetto completata, 102 su 525. Perché ho la brutta sensazione che la maggior parte del gioco, come per Madagascar 2, sarà tutta in questa zona. Bene, ci manca solo un obiettivo, giusto? Ok, due obiettivi rossi sono da questa parte. Ma il cane se n'è andato effettivamente poi? Sì, il cane è andato via. Uno è lì, però aspetta, c'era un obiettivo delle lampadine. In teoria le lampadine sono là dentro. Però non c'è nessun segnalino della missione. Però qui c'è un minigioco. Vediamo qual è. Scatto temerario, guarda. Piuttosto che rifarmi quel minigioco, li salto tutti volentieri. Qualcuno mi aveva scritto un commento, poi non so perché l'ha rimosso, chiedendomi che voto davo a questo gioco. Allora, a livello proprio di gioco non è neanche terribile, ho giocato di peggio. Perché i comandi sono fatti bene, a parte sta cosa qua del cerchio, veramente che no. Perché no. Però a livello di gioco comunque non è brutto, ho giocato veramente di peggio. Però non gli do più di 6. Non gli do più di 6 perché no. E tra l'altro siamo arrivati davanti alla porta della cucina. Hai esplorato tutti. Scatto temerario livello 2, guarda, anche no. Allora, un obiettivo là sopra. È assolutamente necessario? Dobbiamo scoprire come arrivare là sopra. Forse passando da qua. Sì, facendo il giro lungo forse ci arriviamo. Aspetta un secondo. Ah. Oh, le pulci, calmo. Calmi tutti. Vuoi vedere che questo è anche uno shortcut, forse? Aspetta, sì. Ah, ecco qua, perfetto. Meglio di God of War qua, eh. Qua c'è qualcosa. Allora, qui c'è un tra... A parte la qualità delle finestre, scusate, mi ero messo a guardare da dove stesse cadendo l'acqua. Comunque, possiamo prendere questa missione qui, vediamo qual è. Grondaie grondanti, va bene. Premi quadrato al momento giusto quando vedi un oggetto venire verso di te. Ah, possiamo rispedirlo indietro. Trova il peperoncino, portalo alla grondaia. Il canale di scolo è pieno di spazzatura, devi... Rimuovi gli oggetti che costruiscono la grondaia. Oh no, evita il ladro. Se proprio devo. Ma solo perché gli altri topi contano su di me. Certo, no? Scusa un secondo, io devo liberare tutta quella grondaia lì, giusto? Sai che ti giuro, se provi a toccare il mio peperoncino io ti meno, sappilo, vai via. Maledetto. Per far esplodere il peperoncino usa il colpo di coda. Anche il colpo no! di coda è roba che scotta, no? E che non lo sapevo che esplodeva. Tutta la missione qui adesso è un casino. Proprio per il fatto che questi stronzetti di scoiattoli ci rubano il coso. E se tu li colpisci troppo è la fine. Servirebbe una bomba al peperoncino, Remy? Un canale di scolo pulito in arrivo. Guardalo che mi insegue. Vediamo se la tua intelligenza artificiale è fatta bene. Di qua non ci vieni, perché non è nel tuo script. Quindi forse abbiamo trovato la strada giusta per evitare tutti i nemici. O meglio, per evitare questi scoiattoli delle balle. Vediamo se qui riesco a distruggerli due con un colpo. Pi, 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 pi. Perfetto.
Forse abbiamo trovato la nostra strada. Abbiamo trovato la strada giusta. E anzi, qui c'è un peperoncino sempre comodo. E non c'è nessuno scoiattolo, ma scusami. Dove far esplodere il peperoncino? Usa il colpo di coda. Guarda. Anche il colpo di coda è roba che scoda. Va bene, no? va bene. Il gioco in pratica vorrebbe che tu ti facessi il percorso difficile mettendoti là gli scoiattoli. Sì, non vedo l'ora. Ecco perché invece. Ecco perché. Scusami, ma si stanno allontanando. Ok. Allora, ho capito che la difficoltà in realtà era proprio qua. Però in realtà, non è neanche così complicato. Perché loro fanno avanti e indietro per un attimo. Fanno avanti e indietro. Necessario? Questo vuol dire che se passiamo comunque da qui, possiamo riuscire a metterlo quando loro non ci fanno del male. Però a sto punto, tanto varrebbe farsi il giro normale. Lo scoiattolo qui infame in realtà sta andando via. Meglio per me, oh. Vai via. Vai via. Lo sento che si sta avvicinando. Maledetto. Allora, io farei prima questo qua. Ma il problema è che ho paura che da questo lato non lo prenda. Scopriamolo. E invece è andata benissimo. Sì, ecco. Culo. Ce ne mancano solo due. Guardalo che già mi insegue lo scoiattolo infame. Però se riusciamo a bloccarlo da questa parte. Anzi, se facciamo il giro in realtà, lui è stupido, di qua non ci arriva. Guarda, guarda. Idiota. Ah, guarda, muri invisibili per evitare che tu arrivi fino a qua, eh. Stardo. Allora, ci sono delle zone. È esploso lo scoiattolo. Ragazzi, non l'ho visto, ma lo scoiattolo è esploso. Questa cosa di gameplay è utilissima, ma è terribile. Abbiamo appena fatto esplodere. Cioè, io l'ho visto, lui si è mangiato il peperoncino dopo che l'ho attivato. Oh sì, mi sento in colpa ora. Mi sento però è riapparso, certo. Sai che a sto punto, così quasi, glielo faccio prendere e me ne libero. Tieni. Vieni, vieni. Vabbè, grazie di avermelo portato qui allora. Non c'è stato neanche bisogno di farlo saltare in aria. Ecco qua, canale di scolo. Finalmente liberato. Pum. Sì, missione sì, compiuta. Sì. Mi chiedo se la versione PS2 fosse fatta così male uguale. Perché sono tornato nelle fogne? Mi mancava ancora una missione.